Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, qui è sempre Davide a parlare. Come vedete dall'ultimo coaching sono riuscito a tagliarmi i capelli e la barba e anche questa volta il video che vi sto presentando è stato girato qualche mese fa, prima del lockdown. Comunque quello che vedrete sarà Jack Mambelli che allena il suo allievo Claudio Dal Bosco e quello che potrete notare, sebbene il livello avanzato di Claudio, potrete notare come Jack ha bisogno di fargli fare degli upgrade per farlo passare al livello successivo. Quindi ora io vi lascio il video, ci vediamo tra 15 minuti e buona visione. Ciao Jack. Ciao Davide. Grazie di avermi fatto assistere nuovamente a un tuo coaching. Grazie a te Davide. E poi facciamo una premessa perché è tranquilla la palestra, ma perché siamo fuori orario. Sì, diciamo che 3 ore di coaching è andato fuori. Siamo sbaraccato tutti alla fine. Va bene, allora cominciamo Claudio Dal Bosco, sì. Se mi vuoi raccontare un po' la sua storia. Claudio è un classic physique, quindi gareggia nel bodybuilding, viene da un percorso in cui si è asciugato molto per le gare del 2019 e adesso, nella fase in cui ci troviamo ora, sta facendo bulk, quindi sta costruendo, come hai visto, il focus è tanto sui fondamentali ma anche su esercizi di muscolazione. Ovviamente in questa fase qui è prevalentemente sui fondamentali, quindi la spinta deve essere elettrica, deve aumentare la forza e automaticamente poi nel momento in cui ci andremo a tirare torneremo di nuovo a dare più attenzione sui complementari e sulla muscolazione. Certo, visto che gli hai fatto fare sia ramping di squat che ramping di panca. Sì, esatto. Era perché il giorno del programma oggi o hai deciso te oggi di fargli fare questi due ramp? Buona domanda. Allora, adesso è il momento buono per fare lavoro di quel tipo. Cioè, tieni conto che quando fai una gara di bodybuilding spesso la prestazione ne risente anche in negativo, perché tu, asciugandoti tanto, perdi, diciamo, quei cuscini, quei cuscini magari adiposi che ti consentono di sprigionare forza e quindi la prestazione comincia a calare. Quindi nel momento in cui poi dobbiamo ritornare in off season, in un periodo in cui c'è più massa, vanno ricostruite anche le alzate. Siamo arrivati adesso, dopo mesi di lavoro tecnico, a dare un po' più di elettricità sulle alzate fondamentali. Quindi come hai visto gli ho fatto fare una doppia, una singola, sì, di squat, è andato un po' su e stessa cosa anche in panca. Dobbiamo fare dei carichi anche più alti e comunque avere un tipo di reattività dal basso, però metterti più sotto, ok? Prova già adesso che faccio il esatto, su, in alto ti devi sentire perfettamente dritto contro il bilanciere, esatto, quello, lo sblocco me lo fai mentre scendi, vai, ok, su, basta, ti metti sotto. Quindi anche sull'avampiede. Aria. Vai. Su. Bravo. Metti sotto. Vai. Ball. Bravo, mettiti sotto. Buono così. Aria. Fermo. Vai. Via. Giù. Ok, via qua. Ok, qua è impalato e fermo. Via. Bravo. Impalato e fermo. Via. Bravo. Ficcati sotto al bilanciere. Anche avampiede, anche avampiede. Non riposare qua, staci cazzuto qua. Aria, fermo. Vai. Attivo e contro. Vai. Su, la migliore. Prima è la migliore perché hai fatto. Ok, manca. Così bella tu. Allora, questa posizione qua è più di riposo, ok? Senti appoggiato bene come se dovessi fare stacco. Ok, una cosa che ti può aiutare nello stacco perché hai le gambe morbide di su. Però nello squat per caricare bene le gambe ti devi mettere più sotto. Quando sblocchi non è soltanto un gioco di anca,
Ma è un gioco di anche di gamba? Dici, no. Non lo so. Ci meglio la gamba. Ok. È che lo sport è per quello che ci serve questo. Mi fatica. Ti spiego, da qua c'è questo blocco e lo metto su una singola. E più attività nel momento in cui sei settato contro il bilanciere, ok? Ci vuole molta attività, qua molta fatica. Ok? Ad abituarci a questo tipo di lavoro. Ok, fermo. Poi devi essere solo sotto di lui, lo... acceso anche. Fermo lì. Via. Oh. Bravo, fermo. Aria. Vai. Oh. Giù. Adesso okay. Dobbiamo lavorare un po' più su questo dettaglio qua. Finita la ripetizione, qui tra di qua, ti ripicchi sotto. Ok. Okay. Infatti erano tutte e due veloci uguali. Quando sei sotto il bilanciere fermo, acceso. Fermo lì. Vieni piantato, ficcati sotto il bilanciere fermo. Fermo, aria. Qui. Oh, vai, bravo, rimettiti sotto. Adesso, lì, aria. Bravo. Vai. Oh, bilanciere. Yes, io anche sentito dire che alzato 170, cioè oggi alzato 170 che era il suo PR, perché lui non ha mai fatto appunto. 170, un vecchio massimale da 165 è tirato, quindi sì. Era anche abbastanza al limite. Adesso invece è uno squat che sta andando su. Questo è bello perché comunque tu perdi forza quando ti asciughi molto e ti tiri, diciamo. Però nel momento in cui poi ripristini la tecnica, la forza l'hai comunque maturata e quindi sì. Va più su rispetto a prima. Sì. Non è che tu. Ficcati sotto, lì. Aria, fermo, via. Vai. Giù, basta. Molto difficile per chi fa bodybuilding, comunque avendo questi periodi, devi sempre essere a ricostruire alzate, a riportare sulla forza, poi a riperderla un po' per ottenere una condizione più estetica, ok? Quindi è quello diciamo, l'aspetto più difficile. Ho capito. E un'altra cosa nella panca, ho sentito che fino ad ora ha lavorato non a braccia dritte una volta che prende il bilanciere in mano. Sì, era le braccia, i gomiti erano leggermente flessi. Esatto, che non si vede oggi nel no, video. Oggi no, perché si vede già che l'ho sistemata, sì. Cosa aveva, diciamo che aveva lavorato un po' in quel modo lì, l'ho lasciato fare giusto per fargli prendere confidenza di nuovo con i carichi più alti, okay. E col movimento. E l'ho lasciato fare finché poi dopo non ho visto che era pronto per nuovi input e nuove correzioni tecniche. Ho visto, infatti fanno la differenza, si vede sì, tanto. Si vede molto, questo mi fa piacere. Soprattutto in squat, devo dire, perché in squat un piccolo cambiamento, qui si mette dritto contro il bilanciere, gli cambia totalmente sia la dinamica che la profondità stessa del movimento. Sì, e fa una fatica enorme. Enorme sia a stare lì in quella posizione, cioè la fatica è lì quando sta in posizione, è nel setup più che esatto. Nel movimento stesso. Si vede tanto e si vede tanto anche in punk nel tenere i gomiti sì, dritti. Esatto, nel stare contro il bilanciere quella è diciamo il punto più faticoso del movimento stesso. Gomiti dritti, steso, tutti i muscoli di spinta contro il bilanciere, tutti i muscoli, ok? E giù, ok? Quindi dobbiamo lavorare su questo, ok? Quando sta di piantare contro petto, spalle, precipiti, dorso, contro il bilanciere, ok? Hop, via! Aria! Hop, un'altra! Ascolta me, aria, mani! Buono, vediamo capirci un po' meglio. Aria fermo, squat, io ti dico giù e vai giù. Ok, okay. Stacca forte. Ok, ascolta me. Aria, mani corte. Via. Oh, vai. Bravo. Aria, mani contro. Via. Vai!
di nuovo. Piantaci le mani qua. Pianta le mani, via. Un'altra. Fermo lì. Clot. Aria, mani. Se no. Via. Vai. Puoi fare di meglio. Aria, mani, fatica. Mani, via. Hop. Bravo, l'ultima è la migliore. Bravissimo, come la terza. Vai. La terza hai fatto la cosa giusta. Stanco. No, facciamo un po' di cassa. Fermo. Aria, mani contro, mani. Via. Vai. Bravo. Aria, mani, mani, via. Vai. Giù, così mi piace. Si è sensato. Adesso non lo prendere da due. Meglio aria, mani. Aria, mani. È una botta di Zumano. No. No, più l'inizio. Bella, così da quel periodo. Possiamo andare su? Andiamo su. Fai 110. Vai a 110. Così uguale. Uguale. Aria, mani, via. Vai. Fermo lì. Aria, mani, via. Vai. Poi bicipiti e tricipiti, okay. Anche lì ho sentito che usavate lavorare nel curl con un movimento più esplosivo, esatto. Prima. Sì, prima più esplosivo, quindi lo facevo anche con cheating, partendo sì. Direttamente col bilanciere appoggiato sulle gambe e dandogli un colpo brutale verso l'alto. Si è abituato a fare quel movimento lì, lo faceva molto bene anche con carichi molto pesanti. L'abbiamo cambiato semplicemente per dargli un altro angolo di lavoro, un altro indirizzo al movimento, cioè permettergli di caricare di più la fase negativa e quindi nel tempo, dato che adesso è in una fase in cui sta costruendo, gli potrà dare anche più masse. Ok, quindi ha senso col senso, periodo ha in senso cui sta. E ha senso anche con quello che abbiamo fatto prima, quindi ogni cosa, i complementari devono avere la stessa logica dei fondamentali o comunque delle correzioni tecniche che gli ho fatto. C'è mano, dove lo tieni, ok? È una fatica di merda, lo so, ne facciamo solo due. Tieni fermo e su. Fermo. Piano e su. No, basta. Parti da una posizione in cui hai già il sovraccarico qua, ok? Senti che devi tenerlo. Da lì, lasci che sia il peso a caricarti il muscolo, a caricarti la mano. Appena svanisce quell'effetto, vuol dire già che non sei più in spinta, quindi mantienilo. Esatto, mantienilo, fatica, e poi dopo viene su. Ok, tanto è abbastanza in leva da venire su. Sì, facile. Sì. Ok. La difficoltà è tenerlo. Mantenerlo lì, prendere qua. Aria e tenerlo in quella posizione. Te lo guardi molto in discesa come hai fatto con i manubri, ok? Poi in salita va, ok? Ovviamente anche la salita deve essere abbastanza assorbita, non so se mi spiego. Sì, cioè sì, che sì, vada, ma vada, cioè ci resti lì, cioè non semplicemente te lo lanci via. Nella sentita, muscolo, fatica. Bello, bello. Vai. Vai, sì. Va benissimo. Buono. Che connessione gli dai anche le distensioni, per esempio, sì, su panca? Mi spieghi un po' le connessioni, allora, che ci potrebbero essere? Distensioni su panca, focus sul tenere i manubri sia nel setup, quindi in partenza, quindi mani contro i manubri, e far lavorare bene. Dargli un buon movimento sia in discesa che in salita. Stessa cosa l'abbiamo fatta sulla panca, quindi gomito dritto, mano contro il bilanciere, scende, carica bene e sale. Più o meno siamo su quella linea lì. Poi ovviamente sui complementari il discorso è leggermente diverso perché non ha quel tipo di accensione, ok? Cioè se vedi, il fondamentale è sempre l'esercizio che dà accensione, dà stimolo anche al sistema nervoso, mentre invece in quel caso lì lo stimolo era più muscolare. Ultima cosa, se mi vuoi dire un po' l'obiettivo del prossimo anno. Allora, quest'anno
fa off season piena tutto l'anno, quindi ripartiremo con la preparazione per la gara di bodybuilding l'anno prossimo. Adesso andiamo su di forza, andiamo su di massa e di peso, e nel momento in cui ci sarà da preparare la gara, ovviamente torneremo di nuovo, certo, a dare anche attenzione ai macros e alle calorie. Adesso alle calorie molto alte mangia, e quello non è, diciamo, il focus principale. Ho capito. Va bene, io ti ringrazio, poi abbiamo anche un po' di video sul posing. Ti ringrazio di nuovo. Grazie a te, Davide. A presto. A presto. Non fai più, questa la tagliamo. No, non la taglio. Bello grosso, Claudio. Benissimo ragazzi, dopo questa serie di pose io vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo coaching. Passo chiuso.